paese molto strano, silenzioso, sembra quasi disabitato. Dovrò andare in quella foresta, proprio lì, sì, in quella foresta, ragazzi. Magari è il posto dove porta le renne. What is up, Spy Ninja? Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale Joe Creepy. Ragazzi, buon Natale! No, scherzo, vi ho dato gli auguri in anticipo perché dietro di me c'è il presepe, guardate, il bue, l'asinello, Giuseppe, eccetera, eccetera. Ma ragazzi, oggi sono qua per un motivo un po' più, diciamo, un po' più pericoloso. Sì, il Project Zorgo è ancora all'agguato, sta succedendo qualcosa di strano, ragazzi. Mi è arrivato un messaggio via mail da parte del Project Zorgo, da un hacker che è ancora sconosciuto, che dice che nella zona in cui mi hanno mandato delle coordinate che mi sono registrato, me le sono portate dietro e ho attivato sul mio telefono, e praticamente in questa mail, ragazzi, c'è scritto che in questa zona s'aggira santaclaus.exe. Probabilmente deve essere un hacker o comunque un Babbo Natale molto molto pericoloso, quindi stiamo molto attenti, perché dicono che questo Babbo Natale va in giro a consegnare regali molto molto pericolosi, tutti provenienti dal dark web. Quindi devo andare a indagare su questa cosa, quindi facciamolo insieme. Ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, attivando la campanellina, lasciate un like se questo video vi è piaciuto e soprattutto condividetelo dappertutto. Ma ora andiamo sul posto, ragazzi, let's go! Ragazzi, sto camminando, manca ancora un po' al punto esatto delle coordinate, ma intanto mi trovo sotto quella basilica. Vi ricordate quella basilica che l'altra volta avevamo fatto in randonautica e che diceva che appunto qua dentro si nascondevano degli hacker? Molto molto creepy questa cosa, ragazzi, sono esattamente nel punto dell'altra volta. E proprio qua vicino, guarda caso, ci sono le coordinate di santaclaus.exe. Raga, chissà cosa sta per succedere. Raga, quello che vedete qui non è santaclaus.exe. Era praticamente piazzato proprio vicino a una casetta di questa zona. Raga, le coordinate dell'app mi portano proprio fuori da questo paese. Paese molto strano, silenzioso, sembra quasi disabitato, molto creepy. E addirittura mi porta in prossimità della foresta di questo paese. Quindi ragazzi, devo camminare ancora 5 minuti e sono arrivato. Guardate il sole, se riuscite a vederlo, però si veda, ragazzi, sta per tramontare, sta per fare buio. E come al solito dovrò andare in quella foresta, proprio lì, sì, in quella foresta, ragazzi. E ragazzi, guardate, c'è un cavallo, sono finito in un ranch. Oddio raga, guardate, c'è anche un laghetto, bellissimo, con una casetta. E se fosse nascosto proprio là dietro, ragazzi? Non so se si riesce a vedere, raga, perché siamo contro luce. Raga, mi sono fermato qui perché ho camminato tantissimo, fa freddo, sta calando il buio, non volevo perdere l'opportunità di far partire subito il mio drone. Ora lo piazzo qua a terra e lo faccio girare su questa zona della foresta per capire effettivamente se riusciamo già ad intercettarlo, ragazzi. Che raga, il drone è pronto, lo facciamo partire immediatamente. Raga, ho una luce fastidiosissima e sto già sorvolando questa zona che è molto molto figa. Guardate, ci sono dei laghi, delle cose, dei fiumi, c'è di tutto, una fattoria con sugli animali. Il proprio luogo adatto dove secondo me Babbo Natale potrebbe frequentare effettivamente. Raga, come potete vedere è pieno di boschi, quindi non saprei da dove iniziare. Guardate i cavalli, oh, ma che belli, ragazzi. No, fighissimi cavalli, troppo fighi. Mi piacerebbe avvicinarmi ma non voglio spaventarli. Raga, da questa parte cosa c'è? Abbiamo foresta, foresta dappertutto. Davanti vediamo un po'. Ragazzi, c'è anche la nebbia, è inquietante la situazione, ragazzi. Guardate quanto è lontano, lì c'è un altro bosco. Oddio, non saprei dove andare, raga, giuro. Cioè, è talmente immenso questo posto. Io, ragazzi, vi ricordo che mi trovo proprio nelle coordinate del punto, diciamo, stabilito da quelli del Project Zorgo. Ma io non vedo ancora nessuno, c'è anche nebbia. Non vorrei che poi magari, boh, potrebbe essere pericoloso viaggiare con la nebbia e il drone non riesce a vedere bene. Però al momento non riesco a vedere ancora nessun individuo che cammina o che sia nascosto da qualche parte, raga. Cioè, fatemi capire anche voi questa cosa. Allora, qua tutto... Allora, qua ci sono campi, fiumi... Oddio ragazzi, ma quanto è bello sto posto, è bellissimo. Guardate, c'è un fiume anche laggiù. Non saprei dove andare, lì c'è un'altra fattoria. Oddio, un'altra fattoria, andiamo a vedere. Magari vicino alla fattoria, potrebbe essere, raga. Scendiamo un po' di quota. Scendiamo di quota, andiamo a vedere se vicino a questa fattoria c'è qualcosa. Potrebbe essere interessante. Oddio raga, c'è un'ansia addosso. Dunque qua non vedo nessuno. Da questa parte niente, da quest'altra scendiamo un po' giù, guardiamo sotto, raga, magari c'è Babbo Natale che sta lavorando dentro l'azienda, che ne sai? Magari è il posto dove porta le renne, potrebbe essere dove porta le renne? Beh, ma in effetti non so se usa le renne, questo è santaclaus.exe, quindi potrebbe anche non avere le renne. Oddio, guardate ragazzi, il tetto di questa cascina è tutto scoperchiato, ci deve essere passato un tornado da queste parti. Oh cavoli, cavoli, dovrei andare a vedere da quest'altra parte, vediamo un po'. Vediamo un po' da quest'altra parte cosa si vede. Vedo dei caseggiati, vedo degli edifici molto strani da quella parte. Ma secondo me dovrei avvicinarmi un po', non so. Dovrei studiare un po' la zona, raga. Raga, adesso mi sposto, vado un po' più avanti. In questa zona ho perlustrato dappertutto e niente, non si è visto ancora nessuno, ma ci devo credere. Forse ancora andando verso il bosco potremmo trovare qualcosa. Andiamo.
Ok raga, mi sono spostato, sono in un punto un po' più verso la foresta, come potete vedere, guardate, adesso sollevo l'immagine, è molto nebbioso e il buio sta calando ragazzi, oddio, vediamo se riesco a vedere qualcosa sopra questa foresta, vediamo un po' raga, cioè veramente incredibile, oddio, vedo delle cose, oh my gosh, no, vedo solo alberi, alberi infiniti ragazzi, andiamo un po' avanti. No, nient'altro, vedo degli alberi, delle macchine. Oddio ragazzi, ci sono delle macchine parcheggiate vicino al bosco. Saranno degli operai, saranno di qualcuno che lavora a mezzo ai boschi. Vediamo da quest'altra parte, raga, vediamo che cosa c'è. Oddio, vediamo di qua, altri campi. Oddio raga, da quest'altra parte, vediamo. Cos'è quel coso? Oh raga, c'è una specie di silos. Andiamo a vedere. Mi incuriosisce molto quel coso. Che cosa può essere? Oddio. No raga, ma cos'è? Vediamo. Guardiamo da sopra. Oh my god! Ragazzi, guardatelo! Ho visto una cosa rossa, non so se riuscite a vederlo. Oddio raga, non ci credo. No, devo scendere un po' raga. Non ci credo. Non può essere, non può essere. Andiamo da quest'altra parte. Oddio, è lui! Santa Claus.exe. Oh my god! No raga, devo troppo avvicinarmi, voglio vederlo da vicino. Oddio ragazzi, guardatelo! Cosa sta facendo? Oh raga, sono emozionato, mi tremano le mani, raga! Santa Claus.exe, allora è veramente qua vicino, raga! Cosa sta facendo? Ha visto il drone, ragazzi, mi sta guardando! Oddio, guardatelo! Cos'è? Ce l'ha col drone, raga! Oh, stavolta ho la batteria carica! Oddio raga, cosa vuole? Santa Claus! Oddio, ma non riesco a vederlo bene, raga! Aspetta, mi voglio avvicinare. Cosa fa? No, sta prendendo una pietra. No, oddio, oddio, no, no. La pietra al drone, no, maledetto. Oddio, ma che fa? Ma... Oddio, ma che fa? Oddio, non sta fermo un attimo. Non riesco a vederlo in faccia. Oddio, mi ha tirato il sacco, ragazzi. Oddio, mi ha tirato il sacco. Oh, raga, comunque ho individuato dove è il posto, dove c'è questo silos. Richiamiamo il drone, raga, richiamiamo il drone. Oddio, raga, sono arrivato. Sono proprio davanti al silos e intravedo lo zaino di Santa Claus.exe, ma non vedo nessuno. Però sento dei rumori strani. Eccoci raga, siamo davanti al silos, lo vedete? È questo. Oddio raga, guardate là dietro, vedo qualcosa di strano, tipo lì era lo zaino che vedevo dal drone. E qua c'è scritto vietato l'ingresso, vietato lo... insomma è tutto pericoloso qua ragazzi, guardate è pericolante. È buio qua dentro, ma lui forse dorme qua dentro, dentro questo silos. Oddio, inquietante. Qua dentro non c'è nessuno, vero? Si sarà nascosto o è entrato in casa? Non lo so, raga. Andiamo a cercare da questa parte. Hello? Santa? Santa Claus? Sei qui? Capisci l'italiano? Are you here? Hello? Oddio, raga. Sento degli strani rumori là dietro. Oh my goodness! Raga, sono proprio davanti al silos, come potete vedere alle mie spalle, questo è il silos. E quindi adesso andiamo a vedere se di qua lo troviamo. Ok, raga, da questa parte. Oddio, oddio! Ehi, Santa, sta calmo! Oddio, ma è la maschera del Project Zorgo! Oddio, ragazzi, guardate la maschera del Project Zorgo! Cosa ci fai qua, Santa? Sei amichevole? Ehi! Santa? Cos'hai? Parli italiano? Raga, questo non parla proprio. Ehi, no, no, stai calmo, stai calmo. Ehi, voglio fare amicizia, piacere. Mi chiamo Joe. Diventiamo amici, vero? Oh, non fare scherzi, eh. Cosa fai? Hai paura? Giuro, non faccio niente. Sono solo venuto a vedere se effettivamente esistevi o meno. Perché fai questi dispetti? Dicono che porti i regali, quelli del dark web, ai ragazzi, ai bambini. È vero questa cosa? Ma scusa, Santa, cosa ci fai qui? Dicono che porti i regali in giro e li dai tutti brutti, i regali con dentro le cose craccate del dark web, è vera questa cosa? Perché ridi, Santa? Cosa c'è? Cosa, no, calma, cosa c'è? Mi devo avvicinare? Oh, 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 vai lontano! Oh, Santa, vattene via, ragazzi! Perché sei aggressivo? Oh, perché sei aggressivo? Lasciami stare! Santa, perché non te ne vai? Sei pericoloso, ragazzi! Che fa? Oh, cos'ha là dentro, ragazzi? Cos'è là dentro? Non avrei mica un'arma? No, non scherzare, eh? Oh, Santa?
Io sono venuto in pace, raga. È inquietante comunque. E santa, dai, facciamo amicizia. Dai, facciamo amicizia. Oh, oh, oddio, oddio, oddio. Lasciami, lasciami. Oddio, 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 oddio. Raga, inquietante. Me la sono scampata, ragazzi. Mi sono dovuto fare tutto il bosco di corsa. Inquietante. Si trova in questo posto e dorme qua probabilmente. Ora non so come andrà a finire, se a mezzanotte porterà i regali craccati. Ma state attenti, ragazzi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se l'avete visto anche voi. E noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi e lasciate like. Ciao da Joe.